Gerusalemme 2-2 contro il Tikva e Maccabi Tel Aviv Hapoel Saba 3-1. Coppa Italia di Lega Pro si gioca al momento Pistoiese Prato 1-4, Melfi Fondido 1-1, Regina 1914 Paganese 0-1, Virtus Francavilla 5-1 contro il Monopoli, Viterbese Gubbio 3-1, Sant'Arcangelo Venezia 2-2, Lumezzane Gianni Emilio 0-2, Pro Piacenza Parma 2-1, però con un'espulsione del Piacenza, Catania Akragaz 2-0 derby con un espulso per parte, e l'83esimo il Prato, direi a meno che qualche miracolo, ha vinto 4-1. Si è giocata per esempio in Kenya, Leopards, questo a me piace il tuo nome, Leopard, non so perché. Si è giocata anche in Lussemburgo, pronimo in Messico, dove in prima divisione Cruz Azul Santa Laguna 3-1, Tigres Pachuca 4-2, León Cuerta 2-1, Unam Monterrey 5-3, quindi altri risultati tennistici. Si gioca per esempio in campionato norvegese, si è giocata alle 18, Rosenborg ha pareggiato 1-1 col Brann e il Molde 4-2 sull'Odd. Veniamo un po' altri campionati. Si sta giocando per esempio in Paraguay da 29 minuti, Serra Porteño 0-0 contro il Caballero, e anche in Portogallo dove il Benfica al momento sta pareggiando 0-0 col Setúbal, quindi al momento è però appena iniziato, no, è già nel secondo tempo, 57esimo. Lo Slavia Praga 3-0 sul Bry-Pram e lo Sparta Praga ha vinto sul Jablonec 3-0, quindi queste sono le squadre che vincono sempre in quel paese, uno o l'altro. In Romania spicca 5-1 del Cluj sull'Astra, in Russia Sparta Mosca 2-0 sul Krasnodar, quindi niente da segnalare, in realtà vince sempre lo Sparta, quindi è una squadra molto importante. Quindi vediamo un po' ancora, si sta giocando in seconda liga, dove appunto il Sevilla B ha fatto gol, quindi sta vincendo 3-1 col Girona, e quindi sta vincendo, direi che però hanno tutto il tempo per recuperare, ha segnato proprio adesso. Si sta giocando nel gruppo B della Spagna in Serie B. Si è giocato in Svizzera, Grasshopper Sion 2-1, Lucerna Thun 3-0, Vaduz San Gallo 2-0. Si sta giocando in Turchia in realtà, io segnalo il Fenerbahce che al momento perde col Başakşehir 85esimo, vediamo se riuscirà a recuperare. Poi abbiamo un po' di campionati negli Stati Uniti, quindi il DC United, New York, Red Bull è stata interrotta addirittura. Poi il Toronto FC vince 3-1 sul Philadelphia Union, Montreal Impact, Chicago Fire 0-3, New England Revolution, Columbus Crew 0-2, Colorado Rapids, Orlando City 0-0, Real Salt Lake FC Dallas 1-0. Quindi si è giocata questa, si sta giocando in Venezuela, dove ci sono un po' di partite, sono iniziate da mezz'ora, quindi abbastanza assurda, e diciamo che si stanno per concludere anche quelle due partite, stanno concludendo più o meno Chievo, Empoli, Sampdoria e Genoa-Cagliari, stanno concludendo, mentre Milan-Torino è finita da un po'. Ci ascoltiamo un pezzo musicale, poi siamo di nuovo qua.
Eccoci tornati con i primi risultati. Allora, Milan Torino 3-2, quindi vittoria di Montella, gol di Bacca, quindi tripletta, e gol di Belotti e di Baselli per il Torino. Un rigore sbagliato da Belotti al 96esimo, espulsione di Paletta, Martinez, Rossettini e Obis, infatti gli ammoniti. Quindi una vittoria che a dire vero mi ha un po' deluso il Torino, però è ancora presto per dirlo. Donnarumma, Antonelli, Romagnoli, Paletta, Bate in difesa, Bonaventura, Montolivo, Kučka, Niang, Bach e Suso in attacco. Risponde il Torino con Padelli, quindi De Silvestri, Rossettini, Moretti, Molinaro, Acqua, Vive, Sobi, Martinez, Belotti, Ljajic. Quindi una partita che vabbè era prima, quindi vedremo poi più avanti cosa si inventerà. Sono finite le altre due partite, in realtà sono finite Empoli-Sampdoria 0-1, quindi il debutto di Giampaolo sulla panchina della Sampdoria, buonissima quindi prestazione per i suoi. Andiamo subito ad analizzare chi è che ha segnato, mentre stanno intanto quindi giocando le altre. Ha segnato Muriel, quindi ammoniti Buschel, Maccheroni è stato espulso e Saponara è stato ammonito. Linetti, Barrette, Pavlovic e Viviano sono stati i vari ammoniti della Sampdoria. Andiamo subito con la prima, quindi formazione Pelagotti, Pasquale Costa, Kosic, Laurini, in difesa Tello, Maiello, Buschel, Saponara, detto Pucciarelli e Maccheroni per un 4-3-1-2. Risponde la Sampdoria con 4-3-1-2 con Viviano, Sala, Silvestri, Regini, Pavlovic, Alvarez, Linetti, Torreira, Barreto, Muriel, Quagliarella. Andiamo subito con la prossima, quindi mentre stanno finendo tutte le altre, Genoa, Cagliari 3-1, quindi bella vittoria del Genoa, nonostante il Cagliari ha fatto un buonissimo mercato, quindi mi ha un po' stupito questo risultato, ma non è il primo che mi ha assolutamente stupito. Nicham, Laxalt e Rigoni per il Genoa. Nicham che è arrivato dal Manchester City, mi sembra l'anno scorso, era un po' l'ombra, doveva anche partire, invece è rimasto e ha fatto gol. Rigoni, Veloso, Burdisso e Izzo sono stati ammoniti. Ionita, Boriello, Munari sono stati ammoniti per il Cagliari. Ha segnato Boriello, quindi inizia a segnare alla grande. Formazioni subito, andiamo immediatamente a vederle, quindi intanto aspettiamo le altre, che mancano pochi minuti in realtà per Bologna, Crotone, che voi Inter, Pescara, Sassuolo, no, Pescara, Napoli e Palermo, Sassuolo. Quindi mentre sto cercando di aprire quindi la formazione di Juric, che comunque ha messo un po' di energie, Genoa che di solito vende tutto ad agosto per acquistare a gennaio e rivendere. Tanto andiamo subito a vedere la formazione, mentre intanto ripeto, sto aspettando 4 minuti, sono stati dati a Bologna addirittura 5, a Empoli 5, a Genova quindi ne avevano dati vabbè, intanto ci ascoltiamo allora un pezzo musicale. Oh, that one. Thank you. Should've been me out, the thing that was ever meant to be. Didn't
she found somebody new.